Ok, e quindi la macchinina nera abbiamo detto che ha perso il turno, che era una Nissan. Adesso siamo qua con una Chevrolet gialla che proverà a passare il turno e a superare questo ostacolo del squalo. Pronti, partenza, via Leonardo e Leo. Bravissima la macchinina gialla della Chevrolet, ha superato il turno. Ok, a continuazione abbiamo questa macchinina rosa, che io il nome sinceramente non lo so, però proveremo a passare il turno con questa macchinina, perché si vede che è bellissima, di quelle antiche e quelle potenti. Ok, pronti, partenza, via. E ha passato il turno, lo ha superato. Mettiamole qua vicinissimo alla Chevrolet. Bravissima macchinina rosa. Partiamo con la macchinina, con questa bella macchinina gialla. Che la collochiamo qua e vedremo se questa ce la farà passare il turno. Ok, bambini, pronti, partenza, via. Non ce l'ha fatta a passare il turno e quindi la mettiamo dove ci sono le altre. Guardate come si divertono quelli di Ninjago a guardare qua la pista del squalo. Guardate tutti lì. Ok, partiamo con questa macchina, con questa bella macchinina blu, che secondo me questa ce la farà passare il turno, perché questa è bella potente e questa è una bella macchinina blu. Guardatela bene, guardatela, sembra una Ford, guardatela. Si chiama, e questa si chiama, sarà una Ford. Ok, si chiama una Volkswagen. Ok, Ford. Si chiama questa macchinina una Volkswagen. Ok, bravissimi, pronti, partenza, via. Wow, rivediamo, mettetela e rivediamo, perché questa dobbiamo farla vedere ai bambini come è potente. Pronti, partenza, via. Wow, wow, avete visto, bambini? Dopodiché passiamo alla macchinina, questa bella macchinina viola, bellissima, guardate, sembrano due sorelle, guardatele una con l'altra, hanno proprio una somiglianza, solo i colori sono diversi. Però partiamo con la macchinina viola, vediamo se lei riuscirà a superare il turno. Ok, bambini, pronti, partenza, via. Non ce l'ha fatta a superare il turno. Adesso ci sarà la macchinina blu, sua sorella, che proverà a... fratello? Ah, sarà il suo fratello che proverà a superare il turno. Ok, Lorenzo e Leonardo, pronti, partenza, via. E neanche lei non ce l'ha fatta a superare il turno. Mi sa che sono troppo leggere, non lo so, però dopo gli daremo un'altra possibilità a tutte le macchinine che per qualsiasi motivo hanno perso. Guardate qua, hanno perso proprio di aggiudicarsi il passaggio del squalo. Ok, bambini, abbiamo, ci rimangono 5 macchinine e partiamo con questa gialla, con questa bella macchinina gialla. Guardatela qua, guardate che bella macchinina gialla, che luccicante, numero 40, che proverà, è luccicante pure. Ok, bambini, pronti, partenza, via!
Sì, ce l'ha fatta. Le squalle ha superato l'ostacolo. Bravo Lorenzo. E le squalle l'ha mangiata, però lei ha superato l'ostacolo. Abbiamo adesso, guardate bene questa bella macchinina bianca che proverà a superare l'ostacolo. Ti calcio di fuoco e di acqua. Bravissimo. Ha una scrittura di fuoco, proprio un segno di fuoco che la farà superare l'ostacolo. E speriamo. Pronti? Partenza, via. Bravissima, avete visto? Avete visto che bel tuffo che ha fatto nella bocca delle squalo? Ok. Facciamo un replay, come dicono qua Leonardo e Lorenzo, per far vedere com'è potente questa macchinina. Pronti? Partenza, via! Wow! E quindi viene collocata insieme alle nostre belle macchinine qua che hanno superato il turno. Ok, a continuazione arriva questa bella macchinina blu che mi sembra a me una Maserati italiana, che andrà a posizionarsi qua al posto dove andrà lanciata da Lorenzo e Leonardo. Quindi partiamo, pronti, partenza, via. Wow, stava per superare il posto, però invece è rimasto a metà strada la nostra Maserati. Adesso abbiamo questa bella macchinina sempre blu chiaro, che non lo so che macchinina sia, però guardate bene che bellissima, che belle macchinine che ci sono qua, bambini. È bellissima e luccicante. Bravissimi. E brillantini. Ok, adesso ripartiamo, sistemiamo bene la nostra pista per poterle usufruire alle nostre macchinine. Pronti? Partenza, via! Wow! Avete visto? Volete, bambini, fare un replay? Ok, facciamolo, perché la nostra macchinina ha superato il turno e è una delle più veloci che fino adesso noi abbiamo visto in partenza.